Anche nel corso di questa settimana l'alta pressione non mollerà la presa sull'Europa centro-meridionale, rinnovando quindi questa fase all'insieme della stabilità e del bel tempo prevalente anche sull'Italia, anche se con cielo non sempre sereno. Infatti torneranno nebbie e nubi basse in Valpadana, sul medio-alto versante tirrenico, con il rischio anche di qualche piovigine tra Levante Ligure e medio-alta Toscana. Clima molto mite soprattutto in montagna, in particolar modo sull'arco alpino. Ma andiamo a vedere appunto l'analisi dei geopotenziali che si sono verificati tra il 1 novembre e il 18 dicembre. Questa mappa infatti ci permette di capire dove è stata più presente l'alta pressione nel nostro continente e notate come nell'area rossa, quindi sull'Europa centro-occidentale ma anche sul versante meridionale, sono prevalsi i periodi anticiclonici con le depressioni notate alle latitudini più settentrionali europee, sulle quali poi sono transitate anche le maggiori perturbazioni atlantiche. Ne sono conseguite quindi temperature ancora superiori alle medie stagionali. Queste sono le anomalie di temperatura alla quota di 1500 metri e notate ancora valori intorno ai 3-5 gradi al di sopra delle medie stagionali su gran parte del comparto centro-meridionale del continente. L'ennesima conseguenza anche nei prossimi giorni sarà purtroppo l'accumulo di sostanze inquinanti nei bassi strati dell'atmosfera e questa è la situazione prevista ancora una volta in Valpadana, dove avremo un alto tasso di inquinamento e di smog, quindi soprattutto in prossimità dei grossi centri urbani, inquinamento moderato che interesserà a tratti anche le regioni del centro Tirreno. Con questo è tutto, per aggiornamenti in tempo reale vi invito come sempre a scaricare l'applicazione 3B Meteo su smartphone e tablet.